Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Francesco, Giovanni, vai. Francesco, una battuta sui 10 minuti finali di ieri, cioè più che altro non l'analisi, ma proprio le sensazioni che si vivono in campo, perché insomma si è capito che c'era la paura di subire sta rimonta. Ah, sì, dopo il secondo gol sinceramente abbiamo avuto un po' di paura, però penso che gli ultimi 10 minuti finali sia stata proprio un calo fisico, una questione più fisica che altro, perché comunque abbiamo speso tanto, specialmente nel primo tempo. Sai, a tenere quei ritmi come abbiamo tenuto nel primo tempo, comunque alla lunga lo paghi. Se riesci a tenere questi ritmi per tutta la partita, allora dopo un discorso diverso, però un calo negli ultimi 10 minuti ci sta. Non può essere anche un calo, come dire, mentale, di concentrazione, non c'entra nulla? No, non penso sia un calo mentale. Comunque bisogna ricordarsi che ci sono anche gli avversari, il Cagliari è una buonissima squadra, che ha giocatori di qualità, quindi sai, appena molli un attimo la presa, in Serie A paghi. Passando alla tua prestazione, tu hai giocato sia centrale che poi si è spostato nel secondo tempo a sinistra, quindi sei un po' l'uomo ovunque di questo Palermo, ti senti abbastanza duttile, è capace di giocare in più ruoli e quindi utile alla causa rosanero, diciamo. No, ovunque sembra un po' esagerato. No, beh, io sono a completa disposizione del mister. Diciamo che il ruolo di esterno sinistro, interno sinistro l'ho ricoperto anche in passato, e pur di dare una mano alla squadra, comunque sono disposto a spostarmi ovunque, insomma non è importante questo. Sicuramente l'ingresso di Acqua in mezzo poteva dare più brillantezza e più velocità rispetto a quello che avevo io da dare in quel momento. Cos'è cambiato secondo te da Bergamo alla partita di ieri? Ma sicuramente l'atteggiamento iniziale penso sia stato importantissimo, sai. Già il fatto di andare avanti in vantaggio dopo 15 secondi penso sia un segnale. Magari è stato anche un caso, perché non capita sempre di andare avanti dopo 15 secondi, però già il fatto di aver raddoppiato dopo nei primi 20 minuti penso sia comunque un segnale che l'ingresso in campo sia stato diverso rispetto a Bergamo. Questa squadra ha più 5 punti rispetto alle stesse giornate dell'anno scorso, al di là, diciamo, di quello che può significare questo, insomma, che è già un dato. Voi vi rendete conto che avete iniziato una nuova pagina di questo Palermo, insomma, che ha voltato pagine e che voi avete iniziato un nuovo ciclo? Sì, beh, sicuramente, anche perché è una squadra totalmente nuova, a parte, penso, non so, una decina di ragazzi che c'erano l'anno scorso, quindi è normale che si pensi che sia cambiato un po' tutto. Niente, noi di partita in partita cerchiamo comunque sempre di portare a casa il risultato e di fare quello che ci chiede il mister. Francesco, a Roma l'atteggiamento deve essere lo stesso di quello visto appunto ieri e contro l'Inter. Avete però un po' temete un po' che la squadra possa andare in campo invece stile Bergamo? No, io spero che sia un errore che non si ripeta più. Il mister è stato chiaro con noi, il nostro atteggiamento dovrà essere sempre questo, in casa e fuori, perché comunque siamo una squadra che non si può permettere di mollare, anche perché poi va in difficoltà con tutti, e con l'Atalanta si è visto. Domande?
Ciao Francesco, il Palermo prende gol da 16 partite consecutive, un dato casuale oppure è un dato appunto sul quale riflettere? Tutta la squadra deve migliorare nell'organizzazione difensiva? Ah, guarda, io ti posso dire per queste tre partite che ci sono stato io, sicuramente non è un fatto né di difesa né di reparto, insomma la fase difensiva si fa in 11, quindi dal momento che davanti o a centrocampo si molla è normale che i difensori subiscano, quindi non penso che ci siano, sicuramente si può fare sempre meglio, cercare di prendere meno gol possibili già sarebbe tanto, insomma. Che obiettivi personali ti poni per questa stagione, nel momento insomma che hai fatto un salto in una piazza un po' più al centro dell'attenzione? Sicuramente. Ma io spero quantomeno di ripetere il campionato che ho fatto l'anno scorso, se non addirittura fare meglio. Questi sono i miei obiettivi. Poi guardo di partita in partita, ragiono di partita in partita senza fare viaggi chissà dove. Obiettivi di squadra invece? Vado? Ieri mi hai detto che era un piccolo vantaggio giocare subito dopo la sconfitta di Bergamo, no? Adesso ti dico, visto che ci sono tre giorni, però stavolta arrivi da una vittoria e vai a affrontare una squadra sicuramente tecnicamente molto forte e che ha vinto in trasferta stavolta, e poi ti dico anche quanto è difficile resettare subito e ripartire perché hai immediatamente una trasferta così importante. No, è vero, sicuramente è difficile, però diciamo che l'errore fatto in passato spero che a qualcosa sia servito. Poi comunque già il fatto di affrontare una squadra come la Lazio, una squadra forte, penso che sia comunque a nostro livello, è un motivo in più per andare là e fare comunque bene. Non dico che la partita di Bergamo è stata sottovalutata, questo no, assolutamente, però sicuramente giocare all'Olimpico con la Lazio ti dà più stimoli. Senti, secondo te questa squadra, si è parlato di salvezza, di tanti obiettivi, però il vero obiettivo che vi siete posti qual è? Ce n'è uno oppure ancora è troppo prematuro? No, veramente non abbiamo mai parlato di obiettivi nello spogliatoio tra di noi. Noi, ripeto, siamo una squadra nuova che deve comunque ancora amalgamarsi bene e cercare in partita di fare risultati, perché alla fine quello che conta è, alla fine sono i tre punti. Sai, se vengono i risultati dopo è anche più facile lavorare, quindi gli obiettivi si vedrà più avanti, adesso ancora presto, tre partite e comunque già due vittorie sono importanti. Quando parli di obiettivi personali, pensi anche alla maglia azzurra? No, onestamente non ci penso, perché la vedo una cosa talmente lontana che non ci penso, cioè nel senso che sarebbe comunque un sogno, sarei un bugiardo a dire di no. Però onestamente io adesso penso a far bene a Palermo, poi se farò bene, poi dopo non so, starà chi fa le convocazioni, decide. Sicuramente bisogna far bene, perché quello è sicuro, altrimenti rimarrà un sogno. A dispetto di quello che può sembrare, tu sei in questa squadra da praticamente 20 giorni, qualcosina in più. Questo ambientamento è andato molto bene nel nuovo gruppo del Palermo? Sì, no, i primi giorni sono stati, l'impatto è stato duro, felicissimo, quello sì, però sai, passare da una realtà come Bologna a Palermo c'è una bella differenza di tutto. Però i compagni sono stati veramente bravissimi con tutti i nuovi che sono arrivati e mi sento già uno di loro al 100%, come se fossi qui da tanto tempo. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.